stata allestita un'interessante mostra di presepi in materiale riciclato. Sono realizzati quindi in materiale riciclato e riciclabile. Ne parliamo con l'insegnante Miriam Avila. Siamo qui nel plesso Europa dell'Istituto Comprensivo Nino Navarra di Alcamo. Una iniziativa certamente interessante questa. Vediamo che avete realizzato dei bellissimi manufatti che rappresentano la natività. Noi siamo molto contenti e orgogliosi perché abbiamo accolto l'invito di Papa Francesco, che nella sua lettera sul presepe ha proprio invitato tutti a poter realizzare dei presepi nei luoghi di lavoro, negli ospedali, nelle scuole. E quindi noi, con materiale riciclato e materiale anche naturale, abbiamo realizzato 13 presepi, uno per ogni classe di questo istituto, il Plessi Europa, con la collaborazione dei bambini e naturalmente dei genitori e degli insegnanti. Quindi siamo veramente orgogliosi di aver potuto contribuire a creare una bella atmosfera natalizia, che è frutto del lavoro di tante persone. Chiaramente parliamo di bambini, ragazzini di età compresa tra? Dalla prima primaria alla quinta, quindi dalla prima elementare alla quinta elementare. Ecco, ci può accompagnare? Assolutamente sì, facciamo questo percorso. Naturalmente ogni presepe ha un nome particolare che è caratterizzato dal materiale che è stato utilizzato. Questo è il presepe ciottolato. Presepe ciottolato. Fatto con i ciottoli. E naturalmente tutti i personaggi sono realizzati con il materiale indicato. Il sugheroso. Sugheroso. Sì, della classe quinta B. Naturalmente ogni presepe naturalmente ha la firma della classe. Volevo anche dire che questi presepi adesso a fine giornata verranno portati presso la Chiesa Gesù Cristo Redentore e verranno esposti al pubblico e saranno oggetto di una votazione da parte di una giuria popolare. Il 6 gennaio poi ci sarà la premiazione del presepe più votato. Quindi nell'interazione con il territorio, scuola, famiglie, naturalmente parrocchia, noi siamo veramente lieti di poter contribuire a fare Natale tutti insieme. E la cosa importante è poi che continuiamo il giro. Arabico fatto con il caffè. Ecco qui, presepe arabico fatto con il caffè. Sì. Lo vediamo più da vicino. E con altri materiali. E ci sono anche presepi realizzati con la pasta. Con la pasta, infatti questo è impastato. È impastato e questo verrà donato alla parrocchia. Da notare veramente i particolari splendidi. Come diceva Papa Francesco, sono veramente dei capolavori di bellezza, così noi li chiamiamo, perché è veramente frutto di grande amore per il Natale. Questo è realizzato con la stoffa, tant'è vero che è stoffato. Realizzato con gli ovetti Kinder, diciamo. Infatti è ovettato. Perché questo è realizzato con i tappi di sughero. Diciamo che è frutto di un lavoro condiviso, partecipato di tante persone. Dietro ogni piccolo pezzettino c'è un grande lavoro di fantasia, di creatività e credo che veramente siamo orgogliosi. Questo è il presepe da mangiare, realizzato con la pasta, sì, il anche riso. Questo con la pasta? Sì. Avete però dato ovviamente un nome diverso. Infatti uno dei due l'abbiamo donato in parrocchia. Inoltre abbiamo il presepe rotolato, realizzato con i rotoli di carta igienica e di carta in generale. E poi abbiamo il boscaiolo. Eccolo qui. Il boscaiolo realizzato appunto con le pigne. Da notare la bellezza di questa stella.
del bambino di Gesù. Vediamo più da vicino. Il presepe incartato, perché è realizzato in carta, in cartone. La maestra Angela Gallina, realizzato proprio con le sue mani, quindi abbiamo voluto dare omaggio alla natività. Inoltre, e questa è una cosa a cui noi teniamo molto, abbiamo voluto dare spazio anche alle altre religioni presenti in questa scuola, perché il Natale è condivisione, alleanza e fraternità, fratellanza, per cui abbiamo voluto dedicare un piccolo spazio anche alle altre religioni del mondo con dei simboli particolari. Ora appena andiamo da quel lato vedremo questa. Complimenti per questa mostra di presepi. Questi sono pannelli che sono realizzati dai bambini delle classi prime, i pannelli di pixel art. Abbiamo quindi l'albero e l'albero realizzato con i tovaglioli di carta. Svolgiamo attività di coding, di sviluppo del pensiero computazionale e della logica anche attraverso questi lavori. Bene. E poi, per ultimo ma non ultimo, il tappato. Realizzato interamente con i tappi. I tappi di plastica di vario genere. Anche questo è un presepe sicuramente educativo, perché mira anche a fare riflettere sull'importanza della raccolta differenziata, sì, assolutamente più in particolare la raccolta della plastica. Abbiamo intitolato questa mostra "Ricicliamo a Natale". Noi amiamo il Natale, ma vogliamo anche essere attenti, lo siamo in questa scuola, nel nostro istituto. Abbiamo veramente grande attenzione alle problematiche ambientali, i bambini fanno la raccolta differenziata, utilizziamo i materiali in maniera creativa proprio perché è necessario farlo, questo è lo scopo educativo della scuola, come comunità educante abbiamo il dovere di farlo. E infine le religioni dal mondo. Ecco, andiamo a vedere. Sì, bene. Ecco qui, religioni dal mondo. Dare spazio ai bambini che naturalmente hanno una religione, che professano una religione diversa dalla nostra, perché per noi Natale è questo, è unione, è fratellanza, è condivisione, e quindi abbiamo voluto proprio mettere un simbolo per ogni religione professata dai bambini. Abbiamo la religione musulmana con una preghiera realizzata dalla bimba. Abbiamo la religione evangelica cristiana con la Bibbia, la parola di Dio, che per loro è veramente la base di ogni cosa, e la religione ortodossa con il simbolo dell'albero di Natale, realizzato sempre con materiale naturale. Benissimo, allora vi facciamo tantissimi complimenti e grazie, auguri, grazie. Ovviamente auguri. Grazie, buon Natale a tutti e che veramente possa essere un Natale di speranza e di pace per tutti. Grazie, arrivederci.